Il presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, si è congratulato e detto in un comunicato con governo, magistratura e forze dell'ordine per l'esito dell'operazione Pettirosso, che ieri ha portato all'arresto di 10 presunti affiliati alla cosca Bellocco di Rosarno. Esprimo viva soddisfazione, ha detto Scopelliti, per gli ultimi risultati ottenuti contro la criminalità organizzata. Con l'operazione Pettirosso, magistratura e forze dell'ordine hanno inferto un altro duro colpo all''ndrangheta, che ormai è sempre più debole. Si tratta anche dell'ennesima conferma che l'azione posta in essere dal governo, concreta ed incisiva, è mirata proprio a sconfiggere la criminalità organizzata. Il tutto a vantaggio della Calabria, che ha bisogno di un impegno costante da parte di tutte le componenti per debellare l''ndrangheta. I carabinieri del nucleo investigativo e i finanzieri del nucleo polizia tributaria di Cosenza hanno posto oggi i sigilli ad un rilevante patrimonio stimato in oltre 5 milioni di euro, composto da beni immobili anche di lusso ed aziende. Il tutto è riconducibile ad alcuni presunti esponenti e prestanome della cosca Cicero, attiva nel capoluogo e nell'Interland cosentino. Si tratta di tre imprese commerciali, di cui una preposta all'organizzazione ed alla realizzazione di spettacoli ed eventi mondani, che comprende anche una delle principali discoteche della città, la Corte dei Miracoli, poi denominata anche Le Club, una preposta alla vendita di abbigliamento che comprende i due punti vendita Musacco Store ed un altro operante nel settore del commercio di materiale edile facente capo a Osvaldo Cicero, figlio del boss Domenico Cicero, 53 anni, attualmente detenuto. Sequestrati anche 5 immobili, tra cui un appartamento con garage e 4 ville di lusso, 10 autoveicoli, alcuni dei quali di grossa cilindrata, e 2 motoveicoli, oltre a quote di altre società e a diversi conti correnti sui quali confluivano, secondo gli inquirenti, i proventi dell'usura e delle estorsioni perpetrate dal sodalizio criminoso. In conferenza stampa, alla quale ha partecipato anche Vincenzo Lombardo, procuratore della DDA di Catanzaro, è stato rimarcato quanto sia importante colpire le cosche nel loro patrimonio e come si sia lavorato in perfetta sinergia tra le varie forze dell'ordine. Già con l'operazione denominata Anaconda, i carabinieri avevano decapitato la cosca mafiosa dei Cicero, eseguendo ben 35 arresti. 7 senatori del PDL, primo firmatario Antonio Gentile, hanno rivolto un'interrogazione al ministro dell'Interno Roberto Maroni e della Giustizia Angelino Alfano per chiedere di sapere i motivi per i quali non viene eseguita un'ordinanza del GIP di Cosenza per lo sgombero di un accampamento Rom nelle adiacenze della stazione di Vaglio Lise. L'interrogazione, oltre che da Gentile, è stata sottoscritta da Pasquale Nessa, Salvatore Mazzaracchio, Cosimo Izzo, Elvio Fassone, Vincenzo Speziali e Claudio Fazzone. A Cosenza, affermano i senatori del PDL, da diversi anni esiste un accampamento di Rom posto all'adiacenza della stazione Vaglio Lise. In questo accampamento all'inizio vivevano centinaia di persone, incredibilmente aumentati in modo esponenziale da raggiungere circa le 3.000 unità, secondo le ultime stime. Sembra che, prosegue l'interrogazione, insieme a questa popolazione siano giunte altre etnie provenienti da altre realtà dedite alla microcriminalità. Il GIP del Tribunale di Cosenza ha emesso un'ordinanza di sgombero per come messo in evidenza dalla stampa locale, che allo stato inspiegabilmente non viene eseguita. Il presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, si è congratulato e detto in un comunicato con governo, magistratura e forze dell'ordine per l'esito dell'operazione Pettirosso, che ieri ha portato all'arresto di 10 presunti affiliati alla cosca Bellocco di Rosarno. Esprimo viva soddisfazione, ha detto Scopelliti, per gli ultimi risultati ottenuti contro la criminalità organizzata. Con l'operazione Pettirosso, magistratura e forze dell'ordine hanno inferto un altro duro colpo all''ndrangheta, che ormai è sempre più debole. Si tratta anche dell'ennesima conferma che l'azione posta in essere dal governo, concreta ed incisiva, è mirata proprio a sconfiggere la criminalità organizzata. Il tutto a vantaggio della Calabria, che ha bisogno di un impegno costante da parte di tutte le componenti per debellare l''ndrangheta.